La relazione precedente, questa qua, era stata ricavata per le particelle materiali. Infatti vi compare la massa a riposo. Tuttavia, se poniamo m uguale a 0 in questa relazione, la formula diventa valida anche per i fotoni, che non hanno massa. Quindi questo termine scompare e rimane E uguale cp, che rappresenta la relazione tra l'energia e l'impulso di un fotone. Energia e impulso sono caratteristiche di tipo particellare. Prima dell'ipotesi dei quanti di luce, cioè dei fotoni di Einstein, nessuno aveva mai pensato di associare alla luce delle caratteristiche particellari come l'energia e l'impulso. Invece la luce aveva solo caratteristiche ondulatorie. Infatti la luce erano onde elettromagnetiche. Quali sono le caratteristiche ondulatorie? La frequenza e la lunghezza d'onda, che sono legate dalla velocità della luce, c uguale lambda f. Dal 1905 invece Einstein, con l'ipotesi dei quanti di luce, cioè dei fotoni, quantizza l'energia della radiazione elettromagnetica in pacchetti di energia. Ciascun pacchetto, cioè ciascun fotone, ha energia HF. E questa è la prima caratteristica particellare dei fotoni, cioè il pacchetto di energia. Poi, invertendo la relazione precedente, si trova anche l'impulso dei fotoni dato dall'energia diviso C. Quindi con la quantizzazione della radiazione elettromagnetica, la luce, la radiazione, assume caratteristiche particellari che sono l'energia e l'impulso dei singoli fotoni che la compongono. Dunque i fotoni, oltre ai consueti aspetti ondulatori, frequenza e lunghezza d'onda della luce che li trasporta, adesso acquistano anche caratteristiche di particelle, quindi corpuscolari, che sono l'energia e l'impulso. Con l'energia legata alla frequenza, quindi una caratteristica particellare legata a una caratteristica ondulatoria, energia e frequenza, E uguale HF. E l'impulso, l'altra caratteristica particellare, legata alla lunghezza d'onda, H su lambda. Per dimostrare che l'impulso è H su lambda, si parte dalla relazione che abbiamo visto prima, E su C, al posto dell'energia si mette HF, l'energia dei fotoni. E poi al posto della frequenza, si mette la lunghezza d'onda attraverso questa relazione. Quindi in conclusione, la caratteristica particellare dei fotoni chiamata energia è collegata alla caratteristica ondulatoria dei fotoni chiamata frequenza. E l'altra caratteristica particellare, cioè l'impulso, è legato all'altra caratteristica ondulatoria che è la lunghezza d'onda. Successivamente poi nel 23 De Broglie, credo che si pronunci così e non De Broglie, assegnò al contrario alle particelle materiali le caratteristiche ondulatorie, cioè nessuno aveva mai pensato prima di lui di associare alle particelle materiali delle caratteristiche di onde. E in particolare associò alle particelle materiali una lunghezza d'onda legata all'impulso, che è la grandezza corpuscolare, dalla relazione questa qua che è l'inversa di questa. Comunque, tornando adesso ai fotoni, possiamo riscrivere il loro quadrivettore energia-impulso con la componente temporale che già sappiamo essere E su C e la componente tridimensionale, cioè spaziale, P maiuscolo, che è dato da E su C per i fotoni. Quindi abbiamo di nuovo E su C, con K il versore che indica direzione e verso di propagazione del fotone.